La questione invece che ci riguarda, diciamo, più da vicino, che è la scelta per la prossima amministrazione. Ora noi, io l'ho detto prima e qui lo riconfermo, noi veniamo da un periodo amministrativo sicuramente positivo, perché l'amministrazione uscente ovviamente si è data un programma condivisibile o no, probabilmente su alcune scelte alcuni di noi avrebbero fatto diversamente, però qui amici c'è il consenso delle urne, per cui quando 5 anni fa ci siamo pronunciati in quel modo, quindi le discussioni ex ante sono finite. Quel programma è stato largamente realizzato e quindi credo che noi dobbiamo comunque partire da una situazione, diciamo, sostanzialmente positiva. Ovviamente questo, l'ho detto prima, non toglie che noi, per quanto riguarda, come dire, no, la squadra che dovremmo costruire, dovremmo dar luogo ad una necessaria rotazione, proprio per evitare quel professionismo della politica che tutti quanti vogliamo contestare. E poi io, perché ritengo oggettivamente che quando uno per 10 anni consecutivi sta in un ente, ha dato tutto, no? Poi ovviamente tant'è vero che quando sul regolamento, sulla regola che dicevo prima, noi diciamo non si possono fare più di due legislature consecutive. Questo non significa che dopo un certo periodo magari di esterno si possa in qualche modo ritornare. Questo è un perché. Perché con esperienze nuove uno si arricchisce, può portare esperienze nuove. Ovviamente noi dobbiamo fare però un passo avanti, cioè non ci possiamo limitare ad una, come dire, glorificazione acritica di quello che è stato fatto. Perché il mondo va avanti, le esigenze ovviamente sono diverse, si evolvono, e quindi noi dobbiamo vedere cosa serve per i prossimi 5 anni. Io tanto è vero che non da ora, in tutte le discussioni che sono state fatte, ho detto bene fino adesso, però una prosecuzione di questo programma non è più sufficiente, perché serve cose diverse e più incisive. Ora, e nel dire questo, dobbiamo anche cercare di capire comunque quali sono gli aspetti che hanno invece avuto qualche criticità e qualche problematica, diciamo, di troppo, e partire sostanzialmente da lì. Allora, un elemento che io adesso, che poi attraverso questo mi collego ad altri aspetti, è sicuramente la questione principale delle risorse. Dopo sulla discarica diremo dopo. Cioè, oggi non è più pensabile una amministrazione che si ponga l'obiettivo di reperire, cioè di andare col cappello in mano, a parte la provincia che non c'è più, in regione o in altri enti intermedi. Ci sono le risorse comunitarie, e su quelle ovviamente dobbiamo essere più pronti, più presenti, ma il resto dallo Stato e dalla regione in giù non ci possiamo aspettare niente. Quindi quali sono, diciamo, i nostri tesori? Sono le spese correnti, la razionalizzazione della spesa. E in questo senso l'elemento strategico su cui secondo me è stata marcata una certa difficoltà è la questione dell'aggregazione delle politiche intercomunali, perché in questi anni ovviamente è stata portata avanti l'idea dell'unione intercomunale, però noi dopo 5 anni ci troviamo sostanzialmente che il solo servizio di polizia municipale è aggregato. E fra l'altro, se sono vere le informazioni di cui dispongo,
ci sono forti anche contrasti sulle modalità di gestione di questo servizio, tant'è vero che e oggi noi questa cosa qui ovviamente non possiamo più eluderla, non possiamo più eluderla, perché noi dobbiamo da questo punto di vista fare non uno ma 10 passi avanti. Perché a mio modo di vedere noi siamo indietro? Siamo indietro perché abbiamo sbagliato approccio, cioè le politiche intercomunali le abbiamo intese come un fatto, o perlomeno abbiamo dato la percezione che sia così, come un fatto meramente economicistico. Cioè nel senso che dice qui, siccome i conti non tornano, bisogna ci mettere insieme per rimediare ciò. Questo è anche questo. Però noi dobbiamo ovviamente fare un passo avanti, siccome le istituzioni guidano e hanno un ruolo di indirizzo, bisogna che noi poniamo all'opinione pubblica, ai cittadini, degli obiettivi anche di tipo culturale, di tipo strategico. E allora bisognava che cominciamo a dire ai cittadini e discutere con loro che oggi le istituzioni che abbiamo ereditato dal Medioevo non sono più adeguate. Ma perché c'è passata la storia di mezzo? C'è passati i secoli. Oggi c'è la globalizzazione, dove noi ci dobbiamo misurare con strutture economiche e istituzionali che stanno a migliaia di chilometri da noi, dobbiamo competere con loro. Quindi oggi noi dobbiamo, proprio come elemento caratterizzante del percorso di innovazione della società e di evoluzione della società, pensare ad istituzioni più semplici, più snelle e meno costose, anche perché attraverso le nuove tecnologie ovviamente quest'idea dell'ufficetto sotto casa per fare il certificato è l'idea che può essere largamente superata. E per fare attraverso questo strumento, che a mio modo di vedere non può essere limitato solo alla, diciamo, all'aggregazione dei servizi, questo può essere una prima fase, ma noi dobbiamo giungere al cuore del problema in tempi brevi, arrivare all'ente locale della Vallesina, che per omogeneità territoriale, culturale, economica e territoriale è, oggi può essere concepita solo attraverso un occhio programmatorio comune e condiviso. E se noi questa cosa la continuiamo a tenere frazionata in tanti centri decisionali da cui scaturisce il consenso e la legittimazione istituzionale, significa che i processi di riorganizzazione saranno sempre più lenti, perché ovviamente tanto c'è sempre quello che ha la fascia che dice: oh, qui io proprio io non c'ho niente, come famo? Quindi è questo un po' il problema che noi, e quindi su questo noi, cari amici, abbiamo segnato, a mio modo di vedere, un arretramento, dobbiamo accelerare. E non voglio, per non essere tacciato di dietrologia, ricordare che quando l'aggregazione intercomunale poi è stata realizzata, non è che ce l'ha imposto la legge, è che ha detto: oddio, siccome entro il 30 dicembre dobbiamo fare la discarica, perché se no, no, o dobbiamo fare il CES. Quindi qui serve quindi una visione strategica che anticipi le normative e le leggi, perché poi l'aggregazione intercomunale ce la dobbiamo fare noi, perché noi dobbiamo essere maturi, noi dobbiamo proporre degli obiettivi importanti ai nostri concittadini, in modo tale che andiamo avanti insieme su progetti più avanzati. E da questo nodo dell'aggregazione intercomunale cosa viene fuori? In primo luogo ovviamente un recupero di risorse che possono essere utilizzate per migliorare i servizi su cui noi puntiamo. Viene fuori una programmazione territoriale uniforme e omogenea. Il piano regolatore è l'esempio strategico della programmazione. Viene fuori
delle politiche di intervento sul territorio che vanno affrontate insieme, perché qui vedo Marta, la politica del turismo, la politica della cultura e anche delle scelte per evitare che fra 5 anni noi abbiamo dei centri abitati collinari costituiti da over 70, bisogna che noi dobbiamo fare delle politiche condivise che riescano globalmente a dare delle risposte, perché Maiolati capoluogo, Monte Roberto capoluogo, Porto San Marcello da soli questa cosa non riescono a risolvere. E questo quindi è il punto da cui, a mio modo di vedere, e quindi, scusate, non vuole essere civetteria, però se l'amministrazione uscente su questo ha segnato sicuramente una difficoltà, ovviamente se noi riproponiamo gli stessi soggetti, credo che queste difficoltà continueranno, perché poi sappiamo che nei rapporti fra sindaci c'è anche l'elemento personale che incide, no? Quando le squadre di calcio dei grandi campioni non riescono a rendere, cosa fa? Si cambia l'allenatore, anche se lui non ha colpe specifiche, per carità, però se si crea una situazione bisogna che si affronta in questo modo. E quindi questo è un punto, e questo punto si porta dietro anche un altro nodo non risolto adeguatamente considerato, che è quello delle partecipate intercomunali. Mi riferisco in particolare al CIS, che per anni, praticamente in questi 5 anni, non ha avuto, da quello che ovviamente si intuisce, si deduce, come dire, un indirizzo strategico significativo, perché quella è una struttura che ha anche delle competenze ingegneristiche nel settore energetico, ovviamente andava reindirizzata su obiettivi importanti e strategici. E questo, io scusate se ve lo dico, ma il fatto che noi 5 anni fa, nonostante fosse stato suggerito fortemente, i sindaci non abbiano scelto di dare al CIS la materia del risparmio energetico e della produzione di energie rinnovabili su tutto il territorio, è stato un errore strategico, perché in questi anni ci è passato sopra la testa un fiume del denaro del Conto Energia, che ha arricchito i privati, che l'ha fatto intelligentemente, e che i comuni che c'avevano un più 5% sulla tariffa incentivante, c'aveva agevolazioni, ovviamente non hanno fatto che poche cose. Io qui vedo Mancini, noi bene o male qualcosina abbiamo fatto, però non era, non è questo l'elemento che cambia le cose, cioè noi dovevamo andare ad un piano strategico territoriale per valorizzare queste risorse che adesso non ci sono più, e quindi dovremo in qualche modo, ci sono ma in modo diverso. Io penso per esempio che noi con tutta tranquillità per il prossimo futuro potremmo sicuramente in questi 5 anni porsi un obiettivo che non è solo un problema di rivalorizzazione delle competenze ingegneristiche del CIS, perché quello, generale di tutti, di proporsi l'obiettivo di ridurre del 30% i consumi energetici dei comuni e di tutte le attività pubbliche. E questo è un obiettivo pienamente perseguibile, sia contraendo riduzioni ulteriori della spesa corrente, sia innescando un volano di lavoro e di attività da parte per le imprese artigiane del posto, che ovviamente sui piccoli lavori possono trovare, anche senza stravolgere e aggirare la legge, dei caratteri delle attività aggiuntive abbastanza importanti. Ecco, quindi
Su questo ovviamente io penso si debba lavorare in modo diverso. Ovviamente poi non tralascio altre questioni importanti perché ne devo sicuramente avviare alle conclusioni, ma per esempio i servizi sociali, è ovvio che oggi ci troviamo in una fase di resistenza, cioè l'obiettivo a mio modo di vedere è quello di cercare di mantenere quello che c'è. La gestione del territorio e dell'urbanistica. Io non condivido la strategia, diciamo, della che dice piano regolatore a chilometro zero. L'assolutismo, come dire, no, normativo non ci deve appartenere, non è nel nostro DNA. Noi dobbiamo dire comunque una urbanistica oggi finalizzata alla valorizzazione dell'esistente, alla sua riqualificazione anche attraverso la creazione di nuove unità abitative. Adesso per fare un paio di esempi, per esempio qui da noi abbiamo discusso tanto su questo discorso della piazza nuova, allora buca sì, buca no e così via. In realtà secondo me dobbiamo andare invece a riqualificare la corona di edifici degli ERP che stanno intorno, creando anche nuove unità abitative per armonizzare e far diventare questa piazza il centro, diciamo, di una nuova, diciamo, ente urbano che potremmo chiamare del terzo millennio, se vogliamo un po' enfatizzare la cosa. Così come la vecchia scuola elementare, la sede scolastica, d'accordo, mi pare è stata prevista la caserma, però io dico che anche lì dobbiamo pensare ad una valorizzazione che diciamo sia polo di attrazione delle persone, che sia una calamita di diciamo aggregazione della gente, che la porti al centro, perché anche in questo modo noi per esempio diamo una mano al tessuto commerciale, artigianale di questa zona, che indubbiamente, voglio dire, se gli si toglie il movimento delle persone, alla fine se lungo il marciapiede non c'è le persone, è inutile che uno fa innovazione, ammodernamento e così via, non c'è. Quindi su questo io penso che noi dovremmo cercare di lavorare bene con risorse anche di tipo comunitario. Infine gli aspetti ambientali ovviamente sono quelli che probabilmente suscitano il maggiore interesse e io ovviamente non mi sottraggo alla responsabilità e all'onere di pensare, di dire come la penso. Ovviamente sulla raccolta differenziata, sulle scelte dei verdi pubblici e così via, sicuramente io sono sicuramente d'accordo. Ecco, noi dobbiamo a questo punto, a mio modo di vedere, è arrivato il momento di fare anche una riflessione su questa esperienza, diciamo, dell'impianto di smaltimento. Perché io mi ricordo, sono stato sicuramente il protagonista insieme agli altri consiglieri comunali della sua realizzazione, e io ricordo bene che Sandro al 2001, quando c'erano questi problemi, c'era quasi tutta la popolazione. Io non so la questione come sia riuscita, però siamo riusciti comunque a diciamo far accettare una cosa di questo tipo alle persone con la convinzione, probabilmente anche con la fiducia che c'era. E io mi ricordo bene che una delle obiezioni più insidiose era proprio questa. Dice: d'accordo, problema di responsabilità, però dice, tanto sappiamo come funzionano in Italia le cose, dice, una volta che noi ce l'avremo,
non ce ne liberiamo più, perché ovviamente noi avevamo detto a suo tempo che comunque questo impegno era un impegno temporaneo, e non è che parlavamo però dei 5 anni, parlavamo dei 20-25 anni, perché poi il sito si sarebbe, diciamo, saturato, in quanto il progetto iniziale, con tanto di valutazione di impatto ambientale, prevedeva una capacità di 1.200.000 metri cubi complessivi, rifiuti speciali e rifiuti. Ecco, quindi questo abbiamo detto, e su questo si è costruita la fiducia dei cittadini nell'istituzione comunale. Poi sappiamo come sono andate le cose. Ovviamente io ho letto sul sito della Sogenus che la discarica da un ettaro e mezzo è diventata di 32 ettari, le quantità ovviamente siamo andati avanti per stralci successivi, e ovviamente io fino adesso non ho avuto nulla da eccepire, anche perché, e qui lo voglio ribadire, sul piano gestionale siamo stati, comunque c'è stato un rigore che comunque penso ci abbia tranquillizzato tutti. Però io ovviamente, essendo stato quello che ci ha messo la faccia, io mi ricordo dell'impegno che mi ero preso coi cittadini, e avevo detto 20-25 anni. Il 2014 sono 25 anni che la discarica funziona. C'è un quarto straccio in itinere, e allora secondo me noi dobbiamo prendere un orientamento e fare una riflessione complessiva, io direi, come va la moda in questi casi, di sistema. Perché e quindi, al di là della sicurezza tecnica e ambientale che c'è, intanto io dico, cari amici, cari cittadini, io mi sono preso un impegno 25 anni fa, e io oggi sono qui, ci ho messo la faccia 25 anni fa, e oggi ci metto la faccia nel dire che se oggi i cittadini di Maiolati dicono che quel termine dei 25, ovviamente in senso generale, perché poi possono essere 27, 28, anche 30, va comunque rispettato, se c'è gente disposta a rispettarlo, pazienza, benissimo. Se invece non c'è, però la maggioranza di cittadini vogliono questo, io dico, io ci sono, perché come ho detto all'inizio, in un'altra circostanza, la dignità della politica e dell'istituzione si recupera anche attraverso una serietà e una coerenza dei propri comportamenti. Quindi l'istituzione Maiolati, che è rappresentata da me 25 anni fa, ha detto questo. Se oggi i cittadini vogliono che questo impegno venga onorato, bisogna che qualcuno ci metta la faccia e lo faccia. E non lo dico per spirito polemico, cari amici, lo dico perché io vi esterno una sensazione. Ironia della sorte, vedo troppo entusiasmo intorno a questo problema, questa cosa. Vedo troppo entusiasmo perché ci sono, è vero, tante risorse, però sappiamo, cari amici, che comunque la discarica è un peso. Noi l'abbiamo accettata con un atto di responsabilità. E il fatto stesso che, nonostante che ci sia il nostro fulgido esempio, che molte volte anche enfatizziamo un po' troppo, non mi pare che in giro ci sono candidature e dice, ah, perché? Quindi, perché? Perché ovviamente un impianto come quello, anche se ben gestito, comunque condiziona l'utilizzazione di un pezzo del territorio, e quindi impedisce di fare altre scelte. Questo è comunque il ragionamento.
E quindi io sommessamente dico: ragioniamo su questa cosa con estrema libertà e sincerità. Se siamo contentissimi andiamo avanti, si va avanti, l'unica cosa che mi interessa è che si dica che appunto l'istituzione Maiolati è venuta a meno un impegno, perché si era detto che questa durava 25 anni. Punto. E quindi io invece dico che, siccome introducendo un altro pezzo di programma, noi per i nostri figli, visto che diciamo, l'impiego pubblico ormai per le cose che c'è non è che potrà essere più una prospettiva, l'industria manifatturiera, le sue difficoltà, deve essere orientato verso settori importanti e strategici, che sono quelli della manifattura di qualità, quello dei prodotti agroalimentari, quello della cultura e della valorizzazione turistica del territorio. E quindi, se il territorio deve essere attrezzato per rispondere a queste esigenze, bisogna che noi ovviamente certe scelte le facciamo in modo diverso. Quindi io suggerisco di riflettere su questo, dicendo che al netto di tutte, diciamo, le attività che riguardano la raccolta differenziata, la valorizzazione, quindi la componente industriale della valorizzazione dei rifiuti, come dire, l'interramento del rifiuto dentro il buco, che tra l'altro me lo dice mi pare anche direttiva europea, secondo me dovrebbe, in qualche modo, dovremmo cominciare a vedere una strategia di uscita. Quindi ovviamente vada avanti il quarto stralcio, perché è necessario, però non è assolutamente obbligatorio che poi lo utilizziamo tutto, se noi facciamo scelte diverse. Questo al netto di tutto quanto. Quindi concludo dicendo che appunto questa è un'occasione importante per riflettere su questo, e vi ho portato il mio contributo perché sono stato un protagonista della realizzazione di questo impianto, e quindi intorno a questo gira un po' tutto quanto. Mi era sfuggita una cosa che non so se era stata percepita, la dico: che in questo processo di riorganizzazione della pubblica amministrazione, di risparmio energetico su vasta scala, io vedo la necessità che, come sta succedendo a livello nazionale, anche da parte degli enti locali ci sia rigore nella questione tributaria, quindi possibilmente ridurre il peso dei tributi comunali, o quantomeno non aumentarli in questa fase molto delicata della vita, diciamo, di tutte le famiglie, perché ovviamente c'è sempre, se uno dà retta, c'è sempre qualcosa da fare in più che sarebbe utile, però noi dobbiamo imporci a questo punto, a livello istituzionale, anche un concetto di sobrietà. È un po' come, e questo riporto il discorso della discarica, cioè nel senso che la scelta di dire d'accordo, ci ha cambiato i connotati, tutto quanto, però a questo punto la fase più impattante dal punto di vista ambientale, quella dell'interramento, dobbiamo individuare una strategia di uscita. Ovviamente questo ci impone quindi anche una maggiore sobrietà negli investimenti e nelle spese, perché giustamente le cose si rincorrono, perché se uno vuole fare le cose servono i soldi, allora l'obiettivo è quello di dire troviamoli dove c'è e quindi andiamo avanti. Quindi diventa un cane che si morde la coda. Quindi io dico, dobbiamo cogliere questa occasione per fare una riflessione libera, tranquilla e priva di, diciamo, di qualsiasi retropensiero, nell'interesse generale dei cittadini.
Quindi questo era un contributo che io mi sentivo di dare a livello personale e vi ringrazio che mi avete ascoltato con attenzione. Grazie a tutti.